sono stati presentati questa mattina a Palazzo San Giorgio il trofeo bronzi ed il trofeo dello stretto, gare podistiche di livello internazionale che si svolgeranno contemporaneamente sul lungomare Falcomatà nella giornata di domenica. L'evento, organizzato dalla società sportiva Atletica Asciuto, nasce dalla collaborazione fra la città metropolitana, il comune di Reggio, il CONI regionale e la FIDAL Calabria. La gara, inoltre, andrà a concludere il campionato FIDAL regionale su strada e vedrà la partecipazione di tutta la nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri di Calcio, che ha scelto la nostra città come seconda tappa del proprio campionato. Quindi partirà giorno 5 a Reggio Calabria la seconda edizione del trofeo di bronzi. In parallela partirà pure, stesso chilometraggio, stesso orario, stessa partenza, il trofeo dello stretto, dove si sono iscritti tutti gli arbitri, tutti i tesserati dell'associazione AIA, Associazione Arbitri Italiani. E insieme a loro, essendo una non competitiva, abbiamo dato la possibilità di gareggiare tutti gli atleti che corrono, che amano correre non proprio come tesserati FIDAL, con un po' con più impegno. Cioè, correranno tutti quanti, sarà una gara, il trofeo dello stretto sarà una gara aperta a tutti, mentre il trofeo dei bronzi è dedicato a tutti i tesserati FIDAL. Il percorso sarà in via Marina, sono 4 giri esatti per un totale di 10 km precisi. Insieme alla 10 km, fra le altre cose, devo aggiungere che la gara è valida come campionato regionale master, quindi sarà l'ultima gara del campionato, andrà a chiudere il campionato master. E insieme abbiamo optato, io ho iniziato a correre da ragazzino, so che vuol dire fare sport ai ragazzini, quindi abbiamo fatto 4 categorie per il settore giovanile, a partire dai 5-7 anni fino a finire 15 anni. Quindi ci saranno 5 gare inserite nella 10 km, ci saranno i 150, i 200, i 300, i 500 e i 1000 metri, in base alle categorie dei ragazzi. L'Associazione Italiana Arbitri organizza l'evento Referee Run, che è un evento nazionale che si svolge a tappe. La tappa di Reggio Calabria sarà la seconda di quest'anno. Si tratta di una gara sui 10 km organizzata dall'Associazione Italiana Arbitri. Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, e il Comitato Nazionale organizzano eventi di questo genere all'interno del territorio nazionale, proprio per dare visibilità al movimento ai oltre 35.000 associati dell'Associazione Italiana Arbitri. La scelta di correre sui 10 km non è una scelta casuale, ma è stato dimostrato che un arbitro di calcio all'interno del terreno di gioco corre in media dagli 8 ai 12 km, quindi da qui la scelta di fare gare sui 10 km. La tappa di Reggio Calabria, trofeo dello stretto, è organizzata dalla sezione di Reggio Calabria, quindi il presidente Francesco Catona, insieme alla sezione di Messina e comitati regionali calabrese e siciliano. E questo evento porterà anche atleti da tutta Italia, tra cui anche Luca Orsano, che oltre a essere un arbitro è un importante atleta che sta avendo successi anche a livello nazionale, e saranno presenti spero oltre 150-200 atleti per quanto riguarda gli arbitri. Qui a Reggio Calabria è la seconda volta che si corre, si era corso già nel 2019. Vi saranno altre tappe, la prossima sarà il 31 dicembre a Roma in occasione proprio dell'ultimo dell'anno, poi proseguirà con la tappa di Misano Adriatico ed infine vi sarà una staffetta sulla Maratona di Milano in cui correremo con 4 arbitri per staffetta, quindi dividendo il percorso di 42 km in tante frazioni. E spero che l'evento insomma abbia successo e faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli arbitri e a tutti gli atleti in generale. Domenica ci sarà questa gara importantissima di atletica e il comune di Reggio Calabria non può che sostenere e supportare l'iniziativa grazie all'Atletica Asciuto, grazie alla FIDAL. Ci vedrà la partecipazione dell'Associazione Italiana Arbitri e tantissimi atleti e tantissime atlete che gareggeranno in questa gara, che si svilupperà su 5 tipologie. 10 km sulla via Marina, sul lungomare Falcomatà, che appunto vedrà l'attività di questi giovani atleti e queste giovani atlete.
La FIDAL sicuramente sarà presente, la FIDAL Calabria, con tutti i suoi maggiori esponenti. Parliamo da Luca Ursano, un ragazzo che ha vestito la maglia azzurra quest'anno ai campionati europei, parliamo di Ida Mayoub, che è campione italiano di corsa campestre, parliamo di Ahmed Semma, medaglia di bronzo juniores ai campionati italiani quest'anno di corsa campestre. Insomma, i nostri più importanti atleti saranno presenti ad onorare sia gli organizzatori, che sono di un ottimo livello, nonché la città di Reggio, perché siamo convinti che merita una considerazione particolare. E saremo presenti sempre con il nostro gruppo giudici di gara che gestiranno l'evento, e speriamo che lungo la via Marina, dove è il chilometro più bello d'Italia, ci sia anche un folto numero di persone che assisteranno a questo bellissimo evento.